Però no. Per non sarà. Abbiamo capito il testo male tutto questo tempo. Ha cambiato il testo. Già, io di solito non porto reaction. Ma ragazzi, dopo un anno che non droppa da sup, e io che per colpa sua c'ho pure le corna e l'aureola, ho dovuto reagire in leva d'uragano. Cioè, non c'era strada. La reaction è stata così bella che l'ho impiantata su YouTube. Mettete un bel like, fatelo ora perché poi vi dimenticate. Godetevi la reaction. Un capolavoro, lo dico già. Questo prendi il resto, butta quello, dico non in tua canzone. Le ho scritte mentre mi nascondevi chi sei. Ora ora si mette a rappa. Vieni da qua. È troppo. Suoni nuovi, finalmente, cazzo. Suoni nuovi, lo scratch, cioè, io impazzisco. Wow, semplicemente, wow. È una mina, prima canzone da su che mi piace. Ma una mina, è fottutamente bella. Adesso c'è nel pop totale. Ma meglio, ma molto meglio. Poi cazzo, allora, ok. Uragano Dam ha un testo triste. Cioè, credo. Sarebbe bello ascoltare il testo. Però, cazzo, non c'è scritto da nessuna parte il testo. Preferisco altro. Vabbè, ci sta da sup. Anche il genere di da sup normalmente non è per tutti. E anzi, è assurdo come abbia così tanti ascolti. Anche se sarebbe interessante capire che cosa cazzo dice. Perché, cazzo, è un mood felice. Cioè, parla, vorrei di nuovo stare bene. E nel mentre ci sono gli scratch, fate il drop. Che hit, porca troia. Unica canzone da sup che si capisce qualcosa. Vabbè, non è vero. Vabbè, in generale quelle di Le Basi non si capiva un cazzo. Carattere speciale si capiva. Su YouTube c'è il testo. Ah, è uscito il videoclip su YouTube pure. Ah, sì che c'è il testo. Vabbè, questo è tutto intro. Penso solo che. Che dici da sup? Non ho più problemi con chi parla male. Mi dicevano con chi sai che fai. Che grande, che grande, cazzo. Madonna, mi viene da piangere. Che hit il testo pure. Parla sempre della sua ex. E io non posso fare altro che godere. Ah, bello, cazzo. Che visual, poi. Ma che testo. Che instrumental. Che linee melodiche. Che suoni, che tutto. Ho fumato un po' troppo. Però no. Per non sarà. Abbiamo capito il testo male tutto questo tempo. Aspetta, cosa vorrebbe dire? Facciamo un attimo. Aspetta, vediamo se è anche negli altri ritornelli. Ah, quindi è però. Ah, quindi c'ha senso veramente. Si sentite le lyrics. Io ho fumato un po' troppo. Però. Ah, è però. Però non pensare che sto. Ah, non è per non stare. È però non pensare che sto. Cioè, io fumo. Ma non è che fumo perché sto di merda. Io fumo perché boh, so cazzi miei, non è che sto male. Hai capito. Così ha più senso. Ha più senso il senso della song. Ha più senso il tema felice. Mi hai sconvolto la giornata, la vita. Wow. E poi dice: io ho difficoltà a dimenticare, quindi prenditi le mie cose. Tu pensi che io sia un cartone, pensi che sia un rincoglionito. Io non torno, ti inculi. Cambierei idea, hai perso un dio, ti inculi. Io non torno, vai a fare in culo, non sono un cartone. Wow. È una fottuta hit. Quindi il mood felice non è una cazzata. Ma scusa, l'ha cambiato? Ora è sempre stato così? Ecco sto frame qua. Vabbè, qua cosa scriveva? Ha cambiato il testo. Che cazzo di genio. Non è più dentro un uragano Dan. L'ha superato l'uragano Dan. No, non lo dice però. Non lo dice, ma non credo sia un errore di battitura. Cioè, ci avrebbe senso. Secondo me è fatto apposta. Io ho fumato un po' troppo, però non pensare che sto sotto un uragano. Magari avete scritto che è caduto il pisello sulla Oppo, capitale. Vabbè, ragazzi, per me hit indiscussa. Non se ne parla. Basta, io mi tolgo dai coglioni, ragazzi. Io mi tolgo dal cazzo.